prossima relatrice, la dottoressa Claudia Fontana della Croce Rossa Italiana, responsabile del servizio misure e radioattività ambientale, che ci parlerà di radioprotezione e monitoraggio. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Vorrei, prima di cominciare la relazione, precisare appunto che da 25 anni mi hanno dato questo incarico di cui mi occupo in particolare del monitoraggio della radioattività ambientale, e fino a qualche anno fa era anche diretto dal professor Nicola Marinosci, che è qui in sala e che è stato il nostro direttore sanitario della Croce Rossa Italiana. La radioprotezione. Fin dalla scoperta della radioattività, l'uomo si è sempre interessato alla radioprotezione, che fonda le sue basi su solide acquisizioni scientifiche e in particolare su quelle raggiunte dalla fisica sul finire del XIX secolo e sviluppate poi nel secolo successivo, e su quelle poi che sono state le discipline radiobiologiche, cliniche e radioepidemiologiche, che sono poi maturate nel corso di più di un secolo dall'inizio di questa conoscenza della radioprotezione con l'impiego delle radiazioni ionizzanti. Come appunto dicevo, dobbiamo risalire un attimino al 1895, comunque tenete presente che arriveremo in fretta ai nostri giorni, se no dice siamo andati un secolo fa e tutti oddio. Spero di rendere poi interessante la relazione e poi forse capirete anche perché ho pensato e ho scelto per noi di partire proprio da questo, perché molto spesso tutti danno per scontato questa parte che, a mio avviso, me per prima, quando mi sono affacciata a questa materia, pensavo di conoscere molto bene dagli studi che facciamo anche noi biologi, e poi in realtà non conoscevo affatto. E se non si hanno queste basi, e questo ve lo anticipo anche da subito, questo è un problema che anche noi oggi esperti, dopo anche 50 anni del settore della radioprotezione, troviamo difficoltà a comunicare e a trasmettere quella che è la nostra formazione proprio non solo alla popolazione, che magari potrebbe non avere queste cognizioni di base, ma alla comunità scientifica. E quindi, ritornando al discorso, dicevo, nel 1895 dobbiamo partire da Rengten, quando scoprì appunto i raggi X, e che noi oggi tutti conosciamo che sono delle radiazioni elettromagnetiche con energia minore dei raggi gamma, che vengono prodotti da apparati detti tubi a raggi X, che bombardando cioè un bersaglio metallico con fasci di elettroni di energia cinetica adeguata. Ecco, vi ho messo una diapositiva accanto dove vedete che è il primo esperimento che lui fece sulla mano della moglie, e per noi adesso è tutto molto scontato, ma a quei tempi credetemi che era assai difficile. Arriviamo un anno dopo solamente, nel 1896, con la scoperta della radioattività. Ecco, una cosa che noi oggi è una parola comune, parliamo sempre di radioattività, ma appunto dal 1896 che questo termine è stato scoperto, e l'uomo si è sempre interessato alla radioprotezione, che fonda le sue basi solide e sulle acquisizioni scientifiche attraverso la fisica, ripeto, la radiobiologia, la clinica e la radioepidemiologia. Becquerel nel 1903 prese il premio Nobel per la fisica proprio per questa scoperta, e successivamente che cosa trovò, come scoprì, come arrivò alla radioattività? Lui stava studiando allora dei sali di uranio che emettevano spontaneamente delle radiazioni, e scoprì che potevano ionizzare l'aria. Erano in grado queste radiazioni di annerire una lastra fotografica, quindi di impressionarla anche senza un trattamento preliminare. Questa è una foto storica che appunto rappresenta quelli che erano stati i suoi studi, e lui la chiamò emissione Uranium Rays. Da qui arriviamo al 1898, quella che tutti noi conosciamo e sentiamo, il nostro punto di partenza, che è appunto Madame Curie, che ebbe il premio Nobel, anche lei per la fisica, nel 1903. Cosa scoprì Madame Curie? Insieme al marito studiavano questa volta un altro minerale, che è la pechbenda, e che all'interno del quale trovarono la scomposizione di questo materiale. Cioè, mentre prima si conosceva solamente la visione d'insieme, quindi questi raggi, queste radiazioni avevano un solo nome, successivamente praticamente riuscirono a isolarli,
E questo, guardate, che è una scoperta fondamentale, perché a giorni nostri, poi lo vedremo, cioè recentemente con i vari incidenti anche di Fukushima o di Chernobyl, queste, se non fossimo arrivati a questo, non saremmo mai arrivati alla tecnologia di oggi. E quindi parliamo appunto di elementi radioattivi come il polonio, il radio e l'attinio. Intrapresero studi su queste loro proprietà e nel 1911 invece presero il premio Nobel per la chimica per questo lavoro sul radio, e dobbiamo dire grazie a Madame Curie, perché cambiò quella che è la visione del mondo, in quanto con la scoperta di questi radionuclidi, oggi purtroppo molto comunemente usati perché si sta diffondendo quelle che sono le patologie tumorali, diede all'umanità la prima arma per la lotta contro i tumori. Vi ho messo il discorso dei premi Nobel, non tanto, a parte perché sono eminenze personalità scientifiche che hanno dato una svolta nel mondo della fisica, ma anche perché, se avete osservato, presero dei premi Nobel nella chimica, nella fisica, e quindi già cominciamo fin da allora, anche se è stato sempre la radioprotezione questo mondo, almeno fino a qualche decennio fa, parte da leone in mano ai fisici, adesso cominciano ad affermarsi altre professionalità come i medici, i chimici e anche noi biologi, come vedrete poi. Nel 1930 Irene Curie, che era la figlia appunto di Madame Curie, ed insieme a Joliot effettuarono studi sulla radioattività naturale e cominciarono a effettuare sugli studi che erano primordiali appunto per la scoperta della radioattività artificiale. E scoprirono con le azioni di particelle alfa su elementi pesanti e arrivarono anche alla scoperta della pila atomica. Io molto rapidamente, così andrei a concludere questa parte importante, ho ritenuto doveroso mettere quello che è il pensiero del professor Carlo Polvani, che chi lavora e diciamo, si affaccia nell'ambito della radioprotezione è stato, diciamo, ancora noi oggi dopo 50 anni di storia ci rifacciamo ancora a quelli che sono stati i principi di Carlo Polvani, e come diceva il collega, cerchiamo poi di metterli in atto, perché ancora oggi, ahimè, ne parliamo molto, ci sono anche delle raccomandazioni, ma non riusciamo ad andare avanti. La radioprotezione, diceva Carlo Polvani, che è stato il primo presidente dell'International Radiation Protection Association, cioè l'IRPA, diceva: la radioprotezione, protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti, è una disciplina a forte contenuto biologico, fisico e naturalistico, che si è sviluppata durante il Novecento, dapprima con lentezza e poi con crescente rapidità. Essa ha l'obiettivo di preservare lo stato di salute e benessere dei lavoratori, degli individui componenti la popolazione, della popolazione nel suo insieme, riducendo i rischi sanitari da radiazioni ionizzanti nella realizzazione di attività umane che siano giustificate dai benefici che ne derivano alla società e ai suoi membri. In funzione del suo obiettivo, essa provvede inoltre alla tutela dell'ambiente. Le vicende della radioprotezione costituiscono un buon esempio di come possano essere impostati e risolti i problemi sanitari sollevati dalle nuove tecnologie per l'innanzi previsto. Lo studio della sua storia, delle fasi evolutive attraverso le quali essa è passata, può suggerire, per analogia, elementi di riflessione per lo sviluppo di altre branche della prevenzione sanitaria che devono accompagnare l'applicazione di scoperte scientifiche e di nuove tecnologie con rischio. In effetti, l'analisi del rischio da radiazione mette in luce problemi che riguardano anche molti altri agenti nocivi delle moderne società industriali. E credetemi, questo è il problema attuale di cui noi a Reggio Calabria abbiamo concluso i lavori l'altra settimana. Ogni giorno nel mondo, quindi, ciascun individuo di noi è sottoposto a radiazioni ionizzanti provenienti sia da sorgenti naturali sia artificiali create dall'uomo. La radioattività naturale è una componente dell'ambiente in cui viviamo, e quindi tendo a sottolineare il fatto che è presente dovunque e ha accompagnato lo sviluppo del nostro ecosistema terrestre e quindi del genere umano fin dalla sua origine, e perciò noi conviviamo con la radioattività naturale e con le radiazioni ionizzanti. Faccio solo un esempio: il potassio 40, che è l'elemento diciamo più conosciuto, uno tra i maggiori radionuclidi naturali, è all'interno di ogni organismo che abbia materia vivente. Non esiste organismo vivente che non abbia potassio 40 in equilibrio col nostro potassio. E per esempio noi durante Chernobyl monitoravamo il latte e ci siamo resi conto che per esempio c'erano delle partite di latte che non erano del latte naturale ma artificiale, perché non contenevano potassio 40.
Ecco, quindi anche questo rapporto positivo con la radioattività naturale, con la radioattività, come per esempio sappiamo ci sono i raggi cosmici, costituiscono il 30% della dose annua all'uomo, originano in gran parte dalle esplosioni nucleari sul Sole e vengono per lo più assorbiti dall'atmosfera. Questo problema è stato molto discusso negli anni 90, quando praticamente, adesso come vedremo poi, in particolare sono stati fatti degli studi, ma che hanno interessato soprattutto i piloti e quindi e soprattutto anche le donne per via dei tumori polmonari. La radioprotezione appunto include anche questi radionuclidi cosmogenici che sono prodotti da reazioni nucleari tra i raggi cosmici e soprattutto ricordiamo il carbonio 14 che è quell'elemento che ci consente di arrivare alla datazione, quindi vedete anche questo favorisce delle cose positive. Vengo sempre da Reggio Calabria, scusatemi, non sapevo che per esempio nei bronzi di Riace sono riusciti a datarli a 500 a.C. perché all'interno erano cavi e c'era dell'argilla, questa argilla si è conservata e quindi mediante la datazione del carbonio 14, mediante le proprietà chimico-fisiche che noi biologi dovremmo ricordare degli elementi e quindi il tempo di dimezzamento di un elemento chimico, di un radionuclide, altrimenti non conosciamo nulla della radioprotezione e della radioattività ambientale, è chiaro che sono riusciti appunto a risalire alla datazione. E per concludere, dal punto di vista dei naturali, fondamentali sono quelli che si chiamano le famiglie dei radionuclidi primordiali e queste famiglie appartengono alla famiglia dell'uranio, del torio e dell'attinio. Chiaramente non mi dilungherò, però vedete anche qui perché c'è l'attenzione, perché per esempio l'uranio, che non è l'uranio depleto, ma l'uranio praticamente ha un tempo di dimezzamento di miliardi di anni. Io qui ho tenuto a precisarvi anche per farvi capire come siamo arrivati poi a giorni nostri. Questo non fa niente, praticamente vedete che praticamente noi siamo intorno all'anno 2010, quindi siamo qui e prima che l'uranio quindi non si ritrovi più sulla faccia terrestre dovrebbero passare almeno 20 miliardi di anni, ma perché tende a zero, non perché praticamente non ci sia più. E questo dice, ma perché ci interessa? Perché parte di queste famiglie adesso a che cosa arrivano? Cioè hanno un decadimento fisico per cui producono uno tra i loro figli durante il decadimento, che c'è tanto attenzione in questo decennio, è il radon, soprattutto il radon 222, perché vedete gli altri hanno un tempo, un half-life di pochi secondi e quindi non riescono ad avere quegli effetti sanitari che per 3,8 giorni questo signore praticamente nel suo, questo è uno schema di decadimento, riesce praticamente a essere quello che oggi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è ritenuto al secondo posto come causa di insorgenza di tumori polmonari, pensate, dopo il fumo. Ma in sinergia con il fumo si è accertato che ci sono effetti dannosi. Non posso entrare in merito, però vi dico, come diceva il caro Polvani, che praticamente esiste un decreto legislativo, quello che si diceva coi colleghi, che praticamente era il 230, che è stato aggiornato esteso al 241 del 2000 e che praticamente riguarda la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione tutta sui luoghi di lavoro. Adesso se voi prendete la legge 81 che era la ex 626 c'è lì dentro, ma io scommetto che nessuno dei responsabili o anche nessuno di voi che lavora conosce il contenuto di questo decreto, che al capo ottavo in sintesi che cosa dice? Che è obbligatorio dal 2000 monitorare tutti i luoghi di lavoro sotterranei. Questo perché? Perché adesso, poi nel tempo, se è stata fatta anche una campagna a livello nazionale, tutte le regioni avevano l'obbligo di monitorare le regioni per vedere il grado di concentrazione del radon, perché nella normativa esiste, ripeto, per i luoghi di lavoro, un limite che dice che al di sopra di 500 becquerel al metro cubo l'esposizione di un lavoratore non si può avere e quindi bisogna prendere delle azioni di rimedio. Questo lo sapevate? Ve l'hanno mai detto? Cioè tutti noi conosciamo i rischi della 626, non conosciamo i rischi derivanti dalle radiazioni. Chiaramente l'uomo va avanti, c'è il progresso ed ecco che si parla di radioattività artificiale, che sono sempre radiazioni ionizzanti che però hanno un'origine diversa e noi con Enrico Fermi praticamente siamo arrivati a quello che è la scoperta del processo di fissione nucleare che ha consentito poi
a quella che sarà la costituzione della bomba atomica e successivamente non più lo sviluppo della tecnologia in senso bellico, ma nella tecnologia applicata a quello che oggi sono il principio base del funzionamento delle centrali nucleari. Ecco, quindi il principio fisico ve lo posso anche risparmiare, comunque l'avete visto, cioè quando un nucleo di un determinato elemento pesante va a colpire colpito da un neutrone e quindi si divide in due successivi elementi e a catena è un processo che va all'infinito. Queste sono le applicazioni, non le sto a leggere, le potete leggere da soli, principali della radioattività artificiale e come vedete applicati ai settori della biologia, della geologia, della metallurgia, dell'industria, della medicina radiologica e del nucleare. Oggi l'esposizione all'uomo praticamente uno si chiede ma io praticamente che vivo in questo ambiente a che cosa vengo esposto? Ecco, sostanzialmente per quanto concerne la radioattività, ripeto, artificiale, proviene soprattutto da sorgenti medico-sanitarie e o anche da test nucleari, eccetera. Però vediamo che le sorgenti impiegate in medicina per diagnostica e terapia, quindi possono venire da raggi X, acceleratori, radioisotopi per diagnostica e via di seguito, e c'è molta attenzione nelle ultime raccomandazioni su quello che è il valore molto elevato per chi è sottoposto al trattamento per la cura del cancro, che fino adesso questo non veniva preso in considerazione, ma è oggetto anche negli ultimi convegni che noi abbiamo avuto, ci sono delle sessioni proprio apposta su quella che è l'esposizione del paziente, la cura del paziente e l'attenzione non solo del personale sanitario che deve avere delle normative proprio di protezione alle radiazioni, ma anche dei pazienti, dei parenti. E questo va bene, possiamo saltare. Per esempio la distribuzione, qui vedete dal grafico, delle fonti di radiazioni ionizzanti a cui è sottoposta la popolazione mondiale secondo l'OMS, abbiamo che la parte da leone la fa il 43% il radon, ma comunque se vedete in generale la maggioranza siamo sottoposti a radiazioni ionizzanti e quando parliamo di incidenti nucleari, eccetera, dove si rivolge poi l'attenzione, è quell'1%. L'esposizione di fondo della popolazione mondiale è una cosa sulla quale non abbiamo possibilità di intervento e la dose efficace media mondiale è di 2,4 millisievert l'anno, mentre la dose di ciascuna persona a livello diciamo all'anno non deve superare 1 millisievert. Qui vedete la distribuzione e ci tengo ad una precisazione. Prima io ho usato il termine becquerel al metro cubo e come vedete da becquerel, che è stato l'inventore della radioattività, ma ci terrei una particolarità. Quell'unità di misura, ricordatevi che serve per indicare la concentrazione o l'attività di un elemento, quindi è espressa nell'ambiente, cioè io posso dire qui quanta concentrazione di radioattività ho, 10 becquerel al litro, al chilogrammo, a metro cubo, a seconda di una matrice, perché molto spesso si fa confusione. Invece il problema è che io studio l'ambiente anche per sapere quelli che sono i danni poi all'uomo e siccome non ho la strumentazione per poterlo vedere, perché le radiazioni sono in odore, in colore, in sapore, è chiaro che ci sono dei modelli matematici che fanno risalire dalla concentrazione ambientale nota, che si misura con degli strumenti, a quello che è l'effetto della dose su di noi. E quindi, attenzione, la dose viene espressa in un'altra maniera e si parla di millisievert, l'unità di misura, o il sievert. E quindi è importante. Questo per voi, per conoscenza, siccome siamo tutti abbastanza grandi, vi ricorderete tutti di Chernobyl, allora mi sembrava carino mettere una slide in cui questa è la valutazione dell'impatto radiologico a seguito dell'incidente di Chernobyl valutato dall'Istituto Superiore di Sanità per quello che è la dose efficace collettiva in Italia valutata nei primi 10 anni per inalazione, irraggiamento e ingestione, che sono le tre vie a cui possiamo essere sottoposti alle radiazioni, oppure la dose efficace collettiva in Italia nel corso dell'intera vita. E questo vedete come all'inizio abbiamo tutto un problema di irraggiamento e man mano, grazie alla catena alimentare, diventa più un problema di ingestione. E questa invece è praticamente il contributo dei diversi radionuclidi a cui siamo stati sottoposti durante Chernobyl e vedete che effettivamente la parte più grande è dovuta al cesio 137 per quel 66% e agli altri molto meno. Sapete dire perché?
E perché? Perché ritorniamo al discorso del... Questo è importante perché, vedete, noi da qui dobbiamo uscire con queste nozioni, perché poi anche noi siamo cittadini, e quando c'è stata Fukushima, da Cernobbio avremmo dovuto sapere queste informazioni proprio per avere una cultura radioprotezionista e capire i rischi derivanti dalle radiazioni su di noi. E perché? Perché lo iodio dopo 30 giorni se n'è andato, invece il cesio 137 ha un tempo di dimezzamento praticamente di 30 anni. Grazie. E il cesio 134 di circa 3 anni, e quindi se fate i conti chiaramente questo è l'impatto, anche se non sottovaluterei però il discorso dello iodio 131, perché, e qui non sono esperta, però molti di voi cominceranno a pensare, dice, però effettivamente in questi anni si sente molto parlare di patologie tiroidee. Scusi? Devi parlare al microfono. Ecco, questo l'ho messo solo per dire che la radioprotezione oggi viene considerata, vedete, passiamo dal passato ad oggi, una... Scusi? Patologie tiroidee dovute... Siccome parlavo dello iodio, patologie tiroidee. E quindi a forte contenuto biologico, fisico e naturalistico. Si parla molto di ALARA. E perché? Perché praticamente in radioprotezione tre sono i principi fondamentali: il principio di giustificazione, che stabilisce che l'esposizione dell'individuo e della popolazione a dosi aggiuntive di radiazione è giustificabile solo se ti ottengono dei vantaggi. Sapete quando andate a fare le radiografie, no? Il principio di ottimizzazione, che stabilisce che una volta comprovata la giustificazione di questa esposizione della popolazione, deve essere mantenuta però la dose più bassa possibile, tenendo anche conto dei fattori economici, perché magari un medico dice vatti a fare una radiografia, non è solo il discorso della somma poi delle radiazioni che io prendo, ma quanto costa, e questo ormai a livello del sistema sanitario nazionale siamo arrivati, e all'ultimo appunto il principio di limitazione, per limitare le dosi anche attraverso degli strumenti che siano come normativi, siano strumenti tecnici, e la radioprotezione impone anche controlli e verifiche ispettive, e vedremo come, e l'utilità anche di questo. Infine, per concludere con la radioprotezione, è importante vedere come rientra nel campo della tutela ambientale, e io per vostra conoscenza vi ho messo, a partire dall'International Commission for Radiological Protection, che è l'ICRP, chi lavora nella radioprotezione non sente altro che raccomandazioni di ICRP, però molto spesso, oltre a questo, noi sentiamo le sigle come ANSCIAR, che è il Comitato Scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche, e l'Euratom. Avete visto su Fukushima, c'erano sempre, quando sentivano su Euratom e la IAEA, che sono gli organismi più importanti quando succedono questi incidenti o quando devono prendersi delle grosse, diciamo più che provvedimenti anche delle proposte, sono i primi ad agire. E poi c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e abbiamo dei riferimenti normativi a livello europeo, e poi questi vengono normati a livello nazionale. Prima vi dicevo decreto legislativo 230 o decreto legislativo 241. Questa è la catena praticamente degli istituti nazionali che intervengono e che sono intervenuti e che avrete rivisto anche voi a seguito. Io parlo di Fukushima perché ormai è più noto a tutti ed è recente. E la cosa importante, ecco, vediamo che tutti i paesi sviluppati che cosa fanno? Attraverso la radioprotezione attuano un efficace sistema normativo. Un sistema di controllo, un sistema di esperti, un sistema che abbia laboratori o attrezzature standardizzate e tarate, adeguate alla cultura della sicurezza, alla gestione del rischio, alla garanzia di un dispositivo efficace in caso di emergenza. Ecco, questo è il modello ideale, e però è un modello che deve essere rappresentativo, e comunque posso dire che progressi sono stati fatti dall'emergenza Chernobyl a oggi. Chernobyl ha cambiato proprio la cultura del discorso del nucleare, che prima era solo a livello bellico, invece di esperimenti nucleari, adesso proprio anche l'organizzazione è in mano alle organizzazioni anche pubbliche, e questo è molto importante. Questa è una panoramica di quelle che sono il panorama delle centrali nucleari attualmente in Europa.
Non mi sto a dilungare, chiaramente qui rientrano sia le reattori nucleari di prima generazione, di seconda generazione e terza generazione. Chiaramente nei paesi dell'est abbiamo ancora delle centrali nucleari di prima generazione aperte, che sono le più pericolose al mondo, come il reattore di tipo NBR, che era appunto quello di Chernobyl. Come deve essere un piano nazionale? Cosa deve prevedere in caso di un eventuale incidente trasfrontaliero nella zona di confine o in caso di un incidente terroristico? E qui lo possiamo vedere insieme, possiamo vedere se c'è stato un riscontro nella quella che è stata l'ultima esperienza. Un immediato controllo radiometrico attraverso le reti di monitoraggio in automatico in aria, perché come vediamo tra poco la nube quando si sposta, l'abbiamo seguito tutti, la prima cosa è in aria attraverso la situazione meteorologica dei venti, un'attivazione subito dei laboratori e delle reti, se esiste una rete, ma dovrebbe esistere una rete, per la stima del fallout sul sistema territorio nazionale, ovvero della ricaduta di quella che è la nube radioattiva al suolo per effetto raining, cioè della pioggia. Poi campagne radiometriche in atto, se questo avviene, procedure standardizzate di campionamenti, cioè tutti i laboratori di una rete devono essere standardizzati nella metodologia del campionamento e nelle procedure, perché durante Chernobyl uno, ognuno ha usato le procedure che voleva e poi dopo i dati non erano confrontabili, ha usato unità di misure e protocolli diversi e vi assicuro che basta poco per dare un errore del 100% su questo tipo di misure. I metodi di misura e i requisiti ovviamente operativi. Ecco, io qui vi ho portato due immagini. Una, se il puntatore funzionasse. Claudio, 5 minuti. 5 minuti. Non so, il puntatore. Okay. Col mouse? No, volevo vedere anch'io. Allora, potete vedere? Allora, in basso questa è la centrale nucleare di Chernobyl prima dello scoppio di questo che è il quarto reattore, vedete 1, 2, 3, 4 e qui c'è la camera di raffreddamento, la colonna di raffreddamento della centrale, questo era il fiume Pripyat e praticamente io sono stata anche grazie al progetto ideato dal professor Marinosci in Bielorussia e praticamente prima era una splendida città anche molto sorridente diciamo e poi a seguito dell'incidente è rimasta la zona contaminata nel raggio di 10 km, non si può andare lì per tutta la vita. E questo ve lo volevo mostrare anche perché al di là dei numeri invece vi possa rimanere il concetto della distribuzione di una eventuale contaminazione da un incidente come quello di una centrale nucleare. Vedete? Uno si aspetta per le condizioni, a noi ci hanno sempre detto, io mi metto ad una certa distanza dalla sorgente, più sto lontano e meno ho gli effetti. Questo vale se parliamo di una postazione fissa, questo nell'ambiente non è stato così. E noi diciamo che la distribuzione della nube radioattiva è avvenuta a macchia di leopardo. Paradossalmente, dove sono le zone più in rosso, arancioni, e qui è Chernobyl, vedete che c'è la maggior contaminazione, ma ci sono delle zone così lontane che hanno avuto la stessa contaminazione da zone che erano più vicine. E poi, per esempio, la sfortuna qual è stata? Ormai tutti lo sappiamo, che la nube è andata verso nord e credo che, dopo ve la mostro, spero che, ecco, vabbè, no, è comunque andata verso nord e praticamente ha contaminato più i paesi verso la Bielorussia che non l'Ucraina dove era la centrale nucleare. E qui vi ho portato e vi ho fatto vedere, questa è l'immagine della centrale nucleare dopo lo scoppio, vedete qual è stata la sua particolare la particolarità che nessuno al mondo degli scienziati aveva mai ipotizzato che potesse scoppiare il tetto del reattore e avere una fuoriuscita al di là della centrale e invadere un così grande campo. E questi signori sono detti cosiddetti liquidatori. Vedete, quando io parlo del discorso radioprotezionistico, loro pensate che sono saliti da qui fino alla torre, hanno lavorato qua sopra per circa un mese per tentare di costruire, che hanno costruito il sarcofago, quello che è la struttura in cemento armato, e pensate, erano muniti di pettorine di piombo.
guardate, hanno anche le mascherine, ma sulle mani non hanno nulla, sul corpo non hanno nulla, sulle gambe. Queste persone ovviamente non solo hanno fatto una fatica enorme, perché erano molti anche vigili del fuoco o volontari, ma poi sono tutti morti, perché sono stati esposti a delle radiazioni, e quindi vedete anche i protocolli, no? Ecco, poi vi ho messo questa che praticamente vuole essere una panoramica, ve la guardate da voi, di quelli che sono i radionuclidi che sono usciti, le concentrazioni, e per dirvi anche un'altra cosa, che noi siamo riusciti a sapere in tempo abbastanza reale, con tutte le difficoltà, però a capire adesso qual è la fuoriuscita esatta dei radionuclidi dalla centrale nucleare di Chernobyl, con molta difficoltà, perché prima c'era il regime russo e poi dopo c'è stato l'altro regime. Oggi noi non sappiamo ancora con certezza, io vengo da tre convegni, forse ieri hanno detto qualcosa, ma mi riservo, perché vorrei vedere gli atti pubblicati su quello che è praticamente l'esatta contaminazione dei radionuclidi e la quantità dei radionuclidi usciti da Fukushima. Questo è come si espande la nube, e vado a concludere. Questo è Fukushima, ecco, vabbè, possiamo saltare. Quanto mi manca? Zero. Ecco, zero? Allora, però questo 2 minuti me li concedete, sono stata nei tempi. Queste sono la rete in Italia, vi volevo rassicurare, e volevo dire che praticamente stiamo lavorando per voi, che esiste un trattato Euratom e che quindi in questa rete di questi 37 laboratori, tra cui quello della Croce Rossa Italiana, veniamo sottoposti a quella che è la Commissione Europea, e quindi quest'anno per esempio sono venuti nelle alcune regioni a sorpresa, hanno visitato anche il nostro laboratorio, e se c'è qualcosa che non va noi dobbiamo praticamente stare nella norma. E queste sono le varie direttive, e poi ecco un'altra cosa, che queste sono le matrici che noi andiamo a studiare. Questo è il nostro servizio misure di radioattività della Croce Rossa Italiana, queste sono le nostre apparecchiature, e prima il collega parlava di bioindicatori. Ci tenevo, dato che siamo biologi, abbiamo fatto una campagna di 10 anni sui bioindicatori di radiocontaminazione, che sono i muschi, per vedere, abbiamo scoperto che sono degli ottimi bioindicatori di radiocontaminazione. Se dovesse esserci un incidente nucleare anche da noi, con ricaduta al suolo, questi in breve tempo vengono presi da zone protette, vengono analizzati perché sono molto semplici, e riusciamo a dare l'esatta valutazione della concentrazione di radioattività. Questo perché abbiamo scoperto che in Svezia la popolazione mangiava i licheni, e quindi poi state tranquilli a Roma, perché abbiamo una rete di monitoraggio su tutto il Tevere. Questo, come lo facciamo noi, lo fanno tutti i colleghi delle ARPA, e se dovesse esserci anche un attacco di natura terroristica, come è stato per esempio nel 2011, eravamo già allertati, perché molti forse di voi non lo sanno, ma oltre alle centrali nucleari dismesse che abbiamo in Italia, vicino Roma, all'Enea Casaccia, abbiamo due reattori di ricerca. Questa è la situazione, e volevo andare in diretta per farvi vedere che c'è la possibilità di andare sul sito, però quello che è il messaggio, speriamo che in Europa molte nazioni, già la popolazione che va su questi siti, invece noi oggi praticamente andiamo in un'area riservata e solo noi dei laboratori abbiamo accesso, vedete? E questo perché? Per darvi anche una sicurezza a voi. Io credo molto in questo sistema, perché quando c'è stato Fukushima se ne è detto di tutto, ma questi sono i dati reali di quella che è stata la vera contaminazione, se mai ci fosse stata, o se mai c'è stata, in Italia. E brevemente vi faccio vedere, se riesco. Claudia, la password. Non ho capito. Ho battuto. Ho detto la password è Claudia, forse. Speriamo, se va, vi faccio vedere. Ecco, dunque, se noi facciamo una ricerca, questo perché è interessante? Anche perché prima noi lavoravamo col cartaceo, adesso tutti i dati sono all'interno, e praticamente in tempo reale chi vuole va sul sito, e praticamente noi abbiamo, e durante Fukushima abbiamo lavorato così. Ecco, e questi dati venivano dati, e questo anche non commette, ci dà la possibilità di non commettere errori e quant'altro.
se carica bene, se no non c'è problema. Io quello che vi voglio solamente dire è che io sono 25 anni che sono in questo settore, mi ha fatto piacere che il nostro presidente abbia preso in considerazione anche questo settore, però lamento una cosa, che non abbiamo ancora scuole di specializzazione. Io feci la domanda all'ordine dei biologi, al Ministero dell'Ambiente, quando c'era il Ministro Biondi, e qualcuno mi disse che praticamente sarebbe rimasta sempre così quella domanda. Io mi auguro, ecco, faccio un appello, adesso a Reggio Calabria ho scoperto che ci sono tanti biologi, ne ho trovati 4, una mia collega è dell'Umbria, ho trovato un'altra collega che sta in altre parti, saremo una 10 che lavorano in questo ambiente, però si stanno alzando i piedi, però non abbiamo scuole di specializzazione, durante i concorsi non abbiamo anche dei master. Anche io per esempio faccio numerosi corsi, anche CM, anche agli altri ce ne sono, però secondo me, ecco, se siete interessati, per creare delle professionalità che siano riconosciute anche a livello lavorativo, come per esempio lo sono per i genetisti, come lo sono per coloro che fanno altre discipline. Grazie.